Antonio, era un po' il tuo pupillo, Berardo, sì, diciamoci la verità. Giocatore, va bravo. Secondo me veramente bravo. Io mi ricordo sempre diverse partite quando pescava proprio il compagno in corsa verso la porta da sì. 50 metri, ha fatto dei lanci a volte stupendi, delle cose. Mi ricordo ancora la partita con il Como qui in casa, ha dato spettacolo, non so se vi ricordate. Di sera, forse tra l'altro, è stata una delle migliori. Sì, forse la miglior partita di Berardocco no, in Nerazzurro. Mi ricordo anche altre partite, non so se a Terni, in altre parti, cioè lui quando ha fatto ammonire poi buttare fuori i giocatori, perché anche lì nel mezzo del campo c'ha quel passettino che saltava l'uomo con una facilità, erano costretti a fargli fallo e tante volte. Forse per te avrebbe sempre giocato? No, per me è un giocatore in prospettiva, cioè per me è, cioè, posso dire anche di più, cioè, non ho problemi, tanto il mio punto di vista lo esprimo sempre, per sì. me è un giocatore che ha prospettiva anche di andare in Serie A. Questo addirittura ragazzo. Di andare sì, in ma lo dico A. tranquillamente, lo penso e lo dico perché 3-5-2... ha tutte le qualità per riuscire, cioè lui ce l'ha davvero queste qualità, se poi se le brucia diciamo che è un ragazzo che deve migliorare anche sotto l'aspetto diciamo fisico della continuità della personalità, però direi che la personalità se lo aiutano ce n'ha già tanta, perché sì. non butta mai via la palla, vuole la palla anche quando c'ha tre avversari addosso, sì. cioè cose non riscontrabili in tanti altri giovani, onestamente, cioè lui è così, quindi è sicuramente della linea verde è il migliore.